Bentrovati ad una nuova edizione di Trucking News. Scopriamo insieme le notizie di oggi. Renault Trucks sta per lanciare il D-Wide CNG Euro 6, che può essere alimentato a gas naturale oppure a biometano. Equipaggiato con il nuovo motore Euro 6 NGT9 6 cilindri. Il Renault Trucks D-Wide CNG è disponibile in due configurazioni, motrice 4x2 o 6x2. DKV Euroservice ha completamente rinnovato il look e le funzionalità della sua app, consentendo agli utenti di comparare i prezzi del carburante e la distanza dalle stazioni di servizio in tutta Europa. Honeywell presenta dei nuovi guanti da lavoro antitaglio che sono impregnati in nitrile e sono senza fibra di vetro. Realizzati con un materiale altamente innovativo, i guanti Perfect Cutting Diamond forniscono una protezione efficace dai pericoli di taglio. Ed ora scopriamo insieme l'ospite di oggi a Trucking News. Ospite di oggi in studio Marco Novelli, responsabile commerciale di Nomec. Benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto diciamo subito che la Nomec, da costruttore di telai speciali, ora è diventata un allestitore completo con oltre 25 anni di attività. Ecco, che cosa fate in particolare? Allora, Nomec realizza appunto telai speciali, ha sempre realizzato telai speciali, poi negli ultimi anni abbiamo fatto questa modifica di un allestimento completo, quindi se prima facevamo solo la base del veicolo e poi andavano avanti altri allestitori, adesso facciamo proprio un autonegozio completo con tutto quello che serve per andare a lavorare sul mercato. La cosa particolare del nostro settore è proprio il fatto che i veicoli devono essere molto bassi da terra, quindi dare la possibilità al cliente finale di poter vedere i prodotti che vuole acquistare sul mercato. Questa cosa viene realizzata proprio grazie alla possibilità di fare un telaio speciale che garantisce un'altezza da terra molto contenuta. Benissimo. Ecco, ci spiega in breve anche qual è la meccanica degli autonegozi? Sì, allora, gli autonegozi possono essere costruiti su diverse meccaniche. Come dicevo prima, la cosa più importante è l'altezza da terra, quindi o si fa un telaio molto basso oppure si possono installare delle sospensioni aria che permettono, una volta raggiunta la postazione sul mercato, di abbassare il veicolo e quindi avere un piano di carico molto basso da terra. E adesso vorrei parlare anche di una moda, sembrerebbe la moda del momento, infatti si vedono in molte città i food truck. Di che cosa si tratta? Certo, il food truck diciamo che è un po' il cugino dell'autonegozio, nel senso che è un allestimento dove io faccio una vera e propria cucina sul veicolo. Quindi è un allestimento molto interessante, molto sviluppato diciamo come mercato, soprattutto all'estero, in America sono molto famosi, ma anche in Europa stanno prendendo piede, in Italia un po' all'inizio, e quindi il veicolo in questo caso è proprio un ristorante che si posiziona in zone artigianali piuttosto che al centro delle città per servire dei pasti caldi e speciali alle persone. E quindi questo sta prendendo diciamo molto piede anche in Italia. Sì, esatto, diciamo che la cosa particolare è che adesso con Expo, quindi con questo grosso movimento che c'è su Milano, in tanti clienti sono proprio interessati ad avviare questa attività, perché con tutte le persone che ci saranno sicuramente è un'attività molto interessante. Assolutamente sì. Bene, l'intervista con Marco Novelli non finisce qui, anzi ricordo a tutti i telespettatori che se volete seguirla integralmente potete farlo andando sul sito di trasportocommerciale.it. Alla prossima edizione, grazie, arrivederci.